ci sono dei ruoli che devono essere rispettati, tutti devono dare il proprio contributo e quando questo, io parlo a livello generale, a tutte, le specifiche, perché la società prevede delle figure che sono obbligatorie. C'è un presidente, c'è un direttore sportivo, c'è un allenatore in seconda, c'è un preparatore atletico e a cascata poi ci sono delle figure che sono obbligatorie nel mondo del calcio e ogni figura del mondo del calcio deve avere la propria competenza, deve avere il proprio spazio e deve decidere per quello che è la sua competenza. Consiglio di fare le cose fatte per bene. Fare le cose prendendo giocatori non importanti, ma giocatori pronti per questa categoria, giovani di valore, ripartire da giocatori che tengono veramente a questa maglia, e dopodiché, ecco, cioè essere pronti per risalire perché. Rimanere un anno in quella categoria significa, non dico morirci, ma fare una fatica immane poi per venirne fuori, perché poi diventa veramente difficile.